Io sono Martina e tu sei su The Brown Parmigiana. Oggi sono oscena, ma abbiate pietà di me, vi faccio vedere come sono, un'emerita sciatta. Vabbè, perché oggi sono stata tutto il giorno a casa, ho registrato il Vi spiego l'arte, ho registrato un altro video, sono stata davanti a LinkedIn mandando curriculum, quindi sono esaurita. Adesso mi devo preparare perché vado a vedere una mostra qui a Milano, ma prima di fare ciò appunto devo sistemare qui la situazione. Capelli, allora, a parte i capelli che sono abbastanza lerci, lordi, fanno schifo pure, guess, meravigliosi, anche se il colore reale non si riesce a percepire dal video. In ogni caso vi faccio vedere qual è la maschera che utilizzerò e perché utilizzerò una maschera colorante. Intanto eccola qui, questa qui di BioPoint, non so se già la conoscete, è una maschera colore e trattamento appunto, e la colorazione che farò è cioccolato dorato. Allora, è ammonia free, quindi un gel ammoniaca, e questo è già un punto in più, non lo so. È scritto in 4-5 lavaggi, va via. Io ho cercato delle recensioni online e sono tutte positive. Tra l'altro già la utilizzavo per i capelli biondi come antigiallo, perché c'è la versione antigiallo e devo dire che funzionava. Funziona, cioè fattibile, quindi se la volete acquistare, tra l'altro costa tipo pochissimo, a volte la potete trovare da acqua e sapone a 3,50 euro, altre a 3,80 euro, più o meno è quello il prezzo. La bustina è da 30 ml e quindi credo ci possiate fare due shampoo, se tipo usate quell'antigiallo. Se invece usate forse il colore, credo che vada bene soltanto per un'applicazione. La utilizzo perché? Perché i miei capelli ovviamente non sono naturali, sono decolorati. Se facessi io il colore, quindi così prendo un colore a caso, anche della L'Oreal, che ne so, me lo faccio a casa, il capello decolorato, siccome ha perso il suo pigmento, andrebbe sul color verdino, così dicono, quindi non devo farlo perché non vorrei combinare cazzate e peggiorare la situazione. Quindi dal momento che per ora sono molto povera come la merda, ho deciso di farmi una maschera colorante, così attutisco un po' il colpo, riesco a vedermi allo specchio, vado avanti e poi andrò dal parrucchiere faccio fare il tutto. Raga, ho combinato un disastro, vi giuro. Allora, prima di tutto non ho utilizzato i guanti, quindi ho le mani leggermente gialline, però lasciamo stare lì. Ecco, mi sono pure il telefono. Insomma, ho fatto il tutto, la maschera, sono uscita dalla doccia perché ho detto ok, aspetto almeno 15-20 minuti, perché 5 minuti secondo me sono troppo pochi per far Madonna, non si può vedere, raga, come esco stasera? Ma vi rendete conto? Ma io sogno proprio cretina, sogno. Come cazzo devo fare adesso? Vabbè, comunque sono uscita e sto provando questo magico yogurt nel frattempo, valsoia, con latte di mandorla, vitamine, calcio, naturalmente senza lattosio, ed è al pistacchio. Vi faccio vedere la colorazione e vi dico com'è. La colorazione è praticamente così, un po' verdognola, fa un po' impressione. Sapete cosa c'è meglio di questo? La morte. La morte. Oddio. Buongiorno, eccoli qui i capelli. Ovviamente non è che mi sono svegliata così perfettamente truccata, voglio dire. Però siccome sto uscendo, mi sono già preparata, almeno mi rendo più presentabile rispetto a ieri. Allora, il colore è questo. Ed è riuscito proprio bene. Qui su io ero molto più chiara, quindi c'è diciamo un po' lo stacco, soprattutto da dietro si vede, però diciamo che il colore ha preso bene. Voi che dite? A me piace, mi piace, ma credo proprio, vedete, alcuni punti diciamo un po' così alla luce del sole, però ecco, se li vedi nell'insieme non si capisce, forse. Comunque io diciamo che
l'approvo questa maschera. Se tipo devi correre ai ripari, hai fatto un colore un po' troppo forte, sei troppo bionda, vuoi cambiare magari per qualche giorno, così puoi provare. E alla fine costa appunto 3,85 euro, 3,50 euro. Allora, cosa dovete fare? Non fate come me, che un attimo che mi siedo, non fate come me, che vi spiaccicate il colore senza l'utilizzo dei guanti. Adesso un po' se ne sta andando, però diciamo il riflesso giallognolo c'è. Non fatelo sotto la doccia perché rischiate di macchiarvi pure il collo, le tette, il petto. Fate lo shampoo perché deve essere fatto dopo lo shampoo. Fate lo shampoo, passate il balsamo, quello che volete, strizzate bene i capelli, prendete la maschera e la spiaccicate sul cuoio capelluto per tutte le lunghezze. Legate i capelli e sulla scatoletta c'è scritto di aspettare 5 minuti di posa. Io l'ho fatto stare in realtà una ventina di minuti proprio per farlo prendere di più. Niente, mi ha convinta a ritornare mora.